Amici sportivi, buon pomeriggio. Le immagini mi arrivano in diretta dallo stadio Mimì Pellicano di Bocale, dove sta per avere inizio il match, valido come semifinale di andata della Coppa Italia Dilettanti tra Bocale Admo e Cittanova. A raccontarvi il match quest'oggi, Domenico Geria, sono orfano di Giorgia Riedo, alla quale mando un caloroso abbraccio, e in regia al solito Bruno Taverna, insostituibile. Le due squadre sono pronte per affrontarsi in questo match, che appunto vale come gara d'andata della semifinale della manifestazione iniziata lo scorso fine agosto e che appunto ha condotto quattro squadre ormai a questo penultimo atto. Qui si affrontano Bocale e Cittanova, gara di andata e ritorno il prossimo 13 di dicembre a Cittanova, mentre nella parte alta del tabellone, diciamo così, si sfidano il Trebisacce, formazione di promozione che è riuscita a eliminare diverse contendenti di categoria superiore, e il Sambiase, capolista del campionato di eccellenza. Le due squadre sono quasi pronte a dare il via all'incontro. Cittanova in maglia blu con i bordi gialli e rossi che richiamano i colori ufficiali, attaccherà da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, mentre il Bocale con la maglia ormai diventata fissa nell'ultimo mese, maglia bianca con la banda centrale rossa, partito Bocale contro Cittanova, gara di andata come detto della semifinale di Coppa Italia Dilettanti. L'arbitro dell'incontro è il signor Dario Millea di Catanzaro, gli assistenti sono Michele La Rosa di Vibo Valentia e Mirko Cardia di Locri. Queste le due formazioni, il Cittanova in campo con il numero 1 Palumbo, il 19 Domenico Scarcella, il 3 Gioffrè, il 23 Cianci, 13 Dascoli, 29 Rossi, 30 Giuseppe Sapone, 8 Denaro, 99 Tapparello, 10 Condemi, 11 Ricciardi. A disposizione di mister Graziano Nocera, il 12 Stilitano, il 4 Napoli, 5 Teramo, 6 Arietta, 7 Infusino, 66 De Paola, 18 Cristian Scarcella, 78 Rechichi e 26 Tornabene. Per quanto riguarda il Bocale invece, campo Mileto, Barnoschi, Neri, Urruti, Baezza, Scoppetta, Tossi, Billetta, Caseiro, Dardichi e Arrigò. A disposizione di mister Saviano ci sono Marino, Allegria, Soraci, Pagano, Guglielmo, Ruggeri, Crea, Picone e Sapone. Dunque, diverse variazioni rispetto alla partita di domenica da parte di mister Saviano, che è orfano quest'oggi di Nemia, non è neanche in panchina. Gioca titolare Alessio Neri, che è stato uno degli elementi fissi in questo cammino in Coppa, si è sempre distinto e ben destreggiato in tutte le sue partite, anche quando è stato chiamato a giocare in posizione centrale con ottimi risultati, difensore centrale. Oggi torna nel suo ruolo naturale a sinistra, proprio lui in possesso del pallone, va in verticale a cercare Dardichi, che viene anticipato da Denaro. Palla riconquistata poi dallo stesso Neri. Finisce a terra Caseiro, tutto regolare per il direttore di gara. A disposizione tattica particolare quest'oggi da parte di mister Saviano, un 4-4-2 già proposto domenica, ma con una coppia d'attacco totalmente inedita, ovvero Dardichi-Caseiro, che solitamente non sono delle primissime punte. Vediamo che Dardichi a fungere da prima punta, Caseiro agirà alle sue spalle molto probabilmente con Tossi e credo Arrigò a giocare esterni di questo 4-4-2, che vede in mezzo Urruti e Billetta. Billetta che domenica è subentrato nel finale e ha entrato molto bene in partita, ha colpito anche una traversa. In difesa, come detto, coppia centrale Baezza Scoppetta, così come domenica contro la Vigor, con Barnoschi che da sinistra passa a destra. Questa è la disposizione tattica. Tanto c'è la spinta da parte di Arrigò, la punizione conquistata dal Cittanova. Vediamo, questa è la sfida di andata tra 15 giorni a Cittanova, il match di ritorno che sancirà chi tra queste due squadre raggiungerà l'atto finale del torneo a contendersi l'altro posto in finale, Trebisacce e Sambiase. Palla allontanata da Caseiro,
da Baezza, poi il palleggio di Sapone, esce Scoppetta che anticipa di testa con Demi Neri. Arrigo pressato, costretta a indietreggiare fino alla linea difensiva, poi con l'aiuto di Baezza libera, palla spedita in avanti, allontanata da Cianci. La controlla bene Baezza, che rischia sul pressing di Condemi, c'è il fallo, anzi no, il pallone ha colpito l'arbitro che ha interrotto il gioco. Palla che verrà restituita al Bocale, che era, ne era in possesso. Ricordiamo la sfida di campionato giocata ormai diverse settimane fa, eravamo ad ottobre, terminata col risultato di 1-1, il vantaggio di Santiago Tossi. Replicò nella ripresa Geoffre con Bocale che sfiorò la vittoria, una prestazione sicuramente di altissimo livello fu quella da parte della squadra di mister Saviano, con Tripodi che colpì il palo al 95esimo su punizione. Allontana il pallone Scoppetta, la palla che arriva dalla parte opposta la può controllare tranquillamente Palumbo. Può ripartire dai suoi centrali D'Ascoli, scambio con Cianci, palla poi in verticale, la recupera Urruti con calma, la gioca Scoppetta, Barnoschi pressato da Peppe Sapone, passaggio intercettato, ributtato in avanti da Geoffre con poca lucidità in questo caso. Attenzione, colpo di testa di Caseiro a cercare la scatto di Tossi, pallone però irraggiungibile per l'argentino. Tanto a colloquio mister Saviano con il signor Millea, qualcosa da ridire. L'arbitro cerca di riportare la calma. Rimessa con le mani a favore del Cittanova. Ci arriva di testa Urruti. Urruti che salterà la partita di domenica a Soriano per squalifica. Ha preso la quinta ammonizione del suo campionato contro la Vigor. Dunque è scattata per lui la squalifica. Intanto calcio d'angolo conquistato dal Bocale su questo affondo, il primo corner del match per la squadra di mister Saviano, che sul suo cammino ha eliminato dopo Melito e Propellaro nella fase a gironi Reggio Ravagnese agli ottavi e Brancaleone ai quarti. Calcio d'angolo, Tossi dalla bandierina si fa vedere Neri, va in mezzo invece Tossi a cercare sul secondo palo Barnoschi che non ci arriva per poco, la palla attraversa tutto lo specchio, si spegne oltre la linea di fondo, nessun pericolo per Salvatore Palumbo che può riprendere il gioco affiancato da Alessandro D'Ascoli, da Flavio Cianci. Prende la rincorsa Palumbo, c'è un po' di vento quest'oggi, il rinvio errato, lo raccoglie Tossi sulla tre quarti, la riconquista però Denaro, rimpallo favorisce Tossi che prova addirittura la battuta in porta, non la prende bene mister Saviano, forse Tossi avrebbe potuto scegliere una soluzione migliore in questa circostanza, lui che è il calciatore che ha segnato di più nel Bocale fino a questo punto tra campionato e coppa. Bocale che domenica con la vittoria che ha ottenuto contro la Vigor, vittoria di grande prestigio, si è portata a ridosso delle primissime posizioni ed è atteso appunto dalla trasferta di Soriano domenica. Tanto Alessio Neri arriva in anticipo su Scarcella, conquista la rimessa laterale, pallone
intercettato di testa poi Urruti, prova a proporre in avanti per Dardichi, autore 10 giorni fa del gol vittoria del Bocale in casa della Morrone al 92esimo. Billetta, il contrasto vinto da Rossi. Sapone chiude la triangolazione con lo stesso Rossi, arriva Barnoschi però che lo blocca col corpo, scoppetta e Urruti, poi escono con calma col pallone. Barnoschi la spara in avanti a cercare la corsa di Dardichi, retropassaggio di testa da parte di Cianci con in agguato appunto Dardichi. D'Ascoli, Sapone, Giuseppe Sapone, ex Bocale, una brevissima parentesi qui in biancorosso nella stagione 2020-2021, quella che durò pochissime giornate, sospeso poi il torneo a causa del Covid, fu uno dei calciatori migliori di quella prima fase, di quelle primissime partite della squadra biancorossa, poi appunto la sospensione del torneo e le strade tra Bocale e Sapone sono divise. Rimessa per il Bocale con Neri, cercare Caseiro, Urruti, Billetta allarga a destra verso Barnoschi, c'è anche Tossi che si largo a destra, va al cross Barnoschi, colpisce in pieno Sapone, conquista la rimessa laterale. Con le mani lo stesso Max Barnoschi, pronto a prendere la rincorsa e a scagliare il pallone in mezzo, palla che di fatto era un calcio d'angolo questo, allontana la difesa del Cittanova. Neri la ributta in avanti, non arriva nessuno però a controllare, a intercettare questa verticalizzazione da parte di Neri. Riparte il Cittanova, di testa Urruti, Sapone la mette a terra, vince il duello con Caseiro, allarga a sinistra. Il contrasto di Billetta pericoloso però nei confronti di Rossi, c'è il fischio del signor Millea di Catanzaro. La punizione da parte di Gioffre, si colpisce in pieno Tossi. La gioca ancora larga rimessa per Cittanova, con le mani pallone in mezzo, ci arriva di testa, attenzione con l'incursione di Gioffre che è costretto ad allargarsi, arriva a supporto Sapone, palla indietro per Rossi, poi vince il contrasto Arigò che la spara in avanti. Di testa Dardichi, anticipato Barnoschi, è un batti e ribatti da una parte all'altra del campo in questo momento. Urruti, sembrava un colpo di petto, sembrava un controllo regolare. Qualche problemino tecnico che proveremo a risistemare, intanto il gioco prosegue con il Cittanova che viene su, cerca a destra la Scarcella, uno contro uno con Neri, si accentra Scarcella, esce col tempo perfetto a rigore, lo blocca, colto in controtempo Dardichi, la palla riconquistata da Denaro, il traversone verso il secondo palo, non ci arriva Tapparello, la palla ha attraversato tutta la porta. Dalla parte opposta la raccoglie Rossi, il duello con Barnoschi, la fine è rimessa laterale. Qualche errore commesso da entrambe le parti in questa prima parte di match
Siamo giunti al 13° minuto, sempre 0-0 per questo mercoledì da Leoni, con in palio mezza finale. Tanto intervento a vuoto di 3-4 calciatori, quel pallone a campanile. Arrigo cerca di girarsi e di andare via, Scarcella lo contrasta, lo ferma in fallo laterale. Con le mani neri Urruti cerca di rinviare, il pallone è corto, viene raccolto e spedito in avanti verso Tapparello. Di testa c'è Scoppetta che lo anticipa e sarà calcio d'angolo, il primo corner del match in favore del Cittanova. Uno ne ha battuto anche il Bocale. Sarà Peppe Sapone a spedire il pallone in mezzo all'aria. Salito D'Ascoli, che calciatore molto temibile sui calci da fermo. Palla in aria, resta lì, c'è un fischio, pallone che è uscito a quanto pare nella sua traiettoria. Protesta Peppe Sapone, l'assistente ha segnalato che il pallone è nella sua traiettoria, ha oltrepassato la linea di fondo. Si riparte con Mileto. Per Mileto, seconda partita in due giorni, è stato impegnato anche ieri con l'Under 19 nella gara della settima giornata, vinta dal Bocale per 5-3 a Rizzigoni contro la San Michel. Tripletta per Mattia Pagano, che quest'oggi è in panchina, un gol a testa per Utano e Moncalieri. Tante imprecisioni in entrambe le squadre quest'oggi. Rimessa con le mani per la formazione ospite, allontanata Billetta, se ne va con una giocata, prova a lanciare Arrigo che viene vistosamente trattenuto, arriva poi sullo stesso pallone proprio Billetta che va al traversone lungo verso Tossi, anticipato di testa da Rossi. Barnoschi prova a caricare il destro, la svirgola, però comunque coraggioso il tentativo da parte di Barnoschi. Era stato bravo Rossi ad anticipare di testa Tossi, un gioco di parole non voluto. Lancio profondo con Baezza in anticipo su Tapparello, c'è la spinta da parte dell'attaccante, poi con Demi e Urruti a colloquio ravvicinato. Pizzico di nervosismo, arriva anche Sapone a sedare gli animi. Intanto abbiamo risolto il problema tecnico di grafica che c'è stato nei primi minuti, cose che capitano in diretta, si vede benissimo. Dardighi, il duello con Cianci. Ricciardi soffia via il pallone a Rigo che tenta stretto in mezzo a 4 di andare via, alla fine ne esce il Cittanova. Billetta di prima verso Dardighi, fuori gioco di rientro. Si riprende dunque con una punizione a favore del Cittanova.
Già battuta D'Ascoli, evita Caseiro, a vuoto l'intervento di testa di Billetta che poi rinviene su Sapone, arriva Barnoschi a completare e commette fallo Sapone, che anticipato da Barnoschi ha toccato sul piede il difensore del Bocale ed è arrivato il fallo da parte fischiato da parte dell'arbitro. Punizione battuta da Scoppetta, cerca Urruti, va a sinistra, pallone che passa, attenzione Billetta, lancio verso Tossi, leggermente lungo anche in questo caso, bisogna anche calcolare il vento che è leggero ma può essere pericoloso e può creare qualche problema al momento del disimpegno. Neri aggancia questo pallone, serve in verticale Dardighi che finisce a terra in maniera regolare, anzi no, c'è il fallo sull'attaccante belga. Due uomini appostati per spedire il pallone verso l'area di rigore. Sembra di scorgere Alessio Neri e Santiago Tossi. Vedremo se andrà Tossi col destro o Neri col sinistro. Chissà che non possano tentare anche una soluzione diretta verso la porta di Palumbo. Si attende il fischio del signor Melli, eccolo qui, parte Neri, va lui in mezzo al colpo di testa da parte di Caseiro, il pallone fuori, rimasto a terra Dardighi mi sembra. Dopo un contatto. Ancora a terra Anuar Dardighi. Subentrato contro l'Isola, ha fatto il suo debutto con la maglia del Bocale dopo un'assenza dai campi di gioco di un anno e mezzo, poi la sua seconda presenza in campionato subentrando a Cosenza contro la Morrone e valsa il gol del 3-2, gol della vittoria biancorossa. Altro fallo subito da Barnoschi, una spinta alle spalle, ci mette il mestiere in questo caso anche Barnoschi per conquistarsi questo piazzato. Scoppetta, pronto a battere con Caseiro che si fa vedere, svaria moltissimo Caseiro. Schierato quest'oggi in una posizione leggermente diversa dal solito. Urruti, Baezza in verticale a cercare Dardighi che la controlla, si è sovrapposto Caseiro, la finta di Dardighi, va a centrale, doppio scambio con Neri, palla allontanata da Cianci, la raccoglie Urruti, alimenta l'azione del Bocale Billetta, largo c'è Barnoschi, cercare Tossi con un pallonetto, c'è l'anticipo di testa, poi Caseiro, l'apertura fuori misura per Tossi, peccato. La rimessa laterale è per il Cittanova all'altezza della bandierina, quindi sale il Bocale a esercitare pressing nei confronti della squadra di Mister Nocera, metterli in difficoltà e non consentire un'uscita agevole dalle retrovie. Palla che forse era uscita nuovamente, poi di testa Urruti, Dardighi nel salto, pallone esce contro il braccio. Punizione in favore del Cittanova.
passaggio intercettato, Billetta in doppia finta di testa, Dardighi a cercare Tossi, l'idea era buona, Gioffre lo anticipa, è libera, Scoppetta poi finisce a terra con la spinta da parte di Condemi, è rimasto a terra nel retrovie Sapone. Nervosismo nel Cittanova, si era richiesto un intervento precedente ai danni di Sapone che è ancora a terra nei pressi dell'assistente. Protesta il capitano giallorosso Alessandro D'Ascoli. Per questa mancata chiamata a detta del dei calciatori giallorossi. Sapone si è rialzato, ma c'è stato l'intervento medico, dunque dovrà attendere per ritornare in campo. C'è la punizione a favore del Bocale per il fallo subito da Scoppetta, Alessio Neri e Tossi, sempre loro due, con il vento che disturba il posizionamento del pallone. Lascia Tossi a Neri che va tagliatissimo verso il secondo palo, non ci arriva per poco Scoppetta che era in agguato. Idea interessantissima. Intanto torna in campo Peppe Sapone. Si riprende con la rimessa da fondo campo affidata a Salvatore Palumbo. Di testa ci arriva Baezza, poi D'Ascoli. Denaro Urruti, passaggio un po' rischioso per Scoppetta che evita abilmente Tapparello. Poi Baezza in verticale, passaggio intercettato da Scarcella. Neri a tagliare verso dentro per Dardighi, murato col corpo da Cianci che non gli consente di arrivare su questo pallone. Molta confusione in mezzo al campo, alla fine c'è il fallo su Sapone. Punizione battuta da Denaro, cercare largo Ricciardi. Palla poi riconquistata dal Bocale, attenzione Dardighi in verticale per Tossi, si dispera mister Saviano per questa opportunità non sfruttata. Attenzione il tocco di Tapparello per il taglio da parte di Condemi, c'è Sapone che cerca di trovare lo spazio per il tiro, Billetta alla fine lo ferma e alla fine Arrigo libera la metà campo, non è riuscito a trovare lo spazio per calciare. Peppe Sapone sappiamo avere un destro temibile e molto preciso. Sapone sgambettato involontariamente da Billetta, sconquista la punizione. Sono andati via 28 minuti in questo primo tempo, davvero poco da raccontare, tanta confusione soprattutto. La finita a terra Scoppetta dopo un contatto con Tapparello. Si è già rialzato D'Ascoli, cerca largo
Rossi, anticipato di testa da Barnoschi, alza Tossi questo pallone a Campanile, duella Caseiro, poi di testa ancora Rossi, Ricciardi riesce a liberarsi, Condemi contrastato in maniera efficace dal Boca. Billetta, attenzione, rischia questo pallone intercettato da Sapone. Cianci la ributta in avanti. Controllo di Tapparello, in qualche modo finisce a terra, tutto regolare. Urruti, apertura per Tossi che prova ad andare via in velocità. È chiuso, si sovrappone Barnoschi. Tossi va a cercare dalla parte opposta Arigò, l'anticipo da parte di Scarcella. Poi Urruti, apertura a sinistra dove c'è Alessio Neri. Prova ad alzare il ritmo il Bocale. Neri, contrastato, finisce a terra. Tutto regolare. Sarà rimessa laterale in favore del Cittanova. Il rinvio poi di Scarcella colpisce in pieno Caseiro, il pallone si perde oltre le reti di protezione di fondo campo. Si riprende con la rimessa affidata nuovamente a Palumbo, sta andando via la prima mezz'ora, sta per completare 0-0 e 0 anche emozioni dal punto di vista delle occasioni da rete. Mentre è rimasto a terra Sapone, e Urruti mette il pallone fuori. Vedremo se sarà in grado di proseguire l'incontro. Sembra visibilmente dolorante Peppe Sapone, tornato a Cittanova dopo averci giocato in Serie D, successivamente le esperienze con Reggio Mediterranea, Bocale, Palmese, Locri. Applausi per pallone restituito al Bocale. Caseiro ha spazio sulla tre quarti, cerca di liberarsi per il tiro, alla fine D'Ascoli lo ferma. C'è Tossi, si fa vedere Barnoschi, va al cross murato ancora una volta da Geoffrè in fallo laterale. Rimessa ancora con Barnoschi, che forse proverà come in precedenza una rimessa lunga quasi come un calcio d'angolo. Infatti è così, palla in aria, allontana di testa da D'Ascoli, prova a uscire in contropiede. C'è Urruti che intercetta questo pallone, ancora Urruti, la gioca corta per Tossi, va al traversone, dentro il pallone che colpisce di testa Tardighi, ostacolato, e Caseiro non può arrivare su questa sfera, ma pericolosamente. Il Bocale si è proiettato nell'area di rigore del Cittanova senza però riuscire a calciare verso lo specchio di Salvatore Palumbo. Ancora Barnoschi con le mani, chiama un compagno, va invece nuovamente profondo, la palla che passa, chiedono un tocco con un braccio, non è dello stesso avviso il signor Millea. Attenzione Tapparello che prova a liberarsi, a partire in contropiede il Cittanova. Arrigo va a contrastare, poi il traversone direttamente tra le mani di Mileto. Protesta ancora il Bocale per il tocco in area precedente, lo rivedremo. Rivedremo se c'è stato effettivamente un tocco punibile con il rigore o se l'arbitro ha visto bene. Tanto qualche spinta. L'arbitro che redarguisce Billetta che chiedeva il fallo, alla fine è stato accordato. Ancora nervosismo con Condemi allontanato da Urruti.
34esimo in corso, ovvero si sente la posta in palio importante, anche se è solo la gara di andata, ma le due squadre non vogliono lasciare nulla al caso. Il nervosismo è una conseguenza appunto della posta in palio. Rossi anticipa Tossi mettendo il pallone in fallo laterale. Rimessa di Barnowski, palla in area di rigore, c'è una muraglia blu, gialla e rossa lì che non fa passare alcun pallone. Ancora un altro pallone arpionato da Urruti che la gioca su Caseiro, cerca di andarsene Caseiro, anticipato da Cianci, c'è gioco pericoloso da parte di Caseiro. Punizione con Dascoli che la gioca su Cianci. Scarcella a cercare compagno, pallone fuori misura. La rimessa per il Bocale ancora una volta. Arrigo riesce di testa in palleggio a servire Dardighi che finisce a terra. Tutto regolare per l'arbitro. Attenzione, passaggio rischioso da parte del Cittanova, con Tossi in agguato a dar fastidio ai difensori ospiti. Poi Dascoli, il rinvio lo tiene in campo Rossi, ma diventa un assist per Barnowski. La triangolazione con Tossi, pallone basso, allontana ancora Dascoli. Le ha prese tutte finora Alessandro Dascoli. Prova a partire in contropiede Geoffrè, su di lui Billetta, l'apertura a destra per Condemi, a chiudere la triangolazione con lo stesso Geoffrè. All'indietro ancora Condemi, pallone basso allontanato da Baezza. Rimessa affidata a Cianci, anzi no, ha lasciato il compagno l'esecuzione con Sapone di prima per lo scatto di Scarcella, non riesce a tenere il pallone in campo. La rimessa è per il Bocale. Il tocco di testa di Caseiro con Dardighi che finisce a terra, trattenuto in maniera vistosa questa volta da Denaro. Punizione conquistata dal belga. Urruti ha battuto questa punizione. Siamo entrati nel 38esimo minuto di gioco, 8 più recupero alla fine del primo tempo. Barnowski va per vie centrali, contrastato da Rossi, torna indietro da Billetta, c'è Tossi, su di lui Sapone. Tossi si fa vedere Billetta, restituisce il pallone, Tossi il traversone, esce Palumbo e si scontra con un compagno, alla fine blocca in due tempi questo pallone e fa partire in contropiede con Demi. Chiedo scusa, Ricciardi. Alla fine il contrasto da parte di Caseiro riesce ad impedire, dalla parte di Dardighi riesce ad impedire a Cittanova di presentarsi pericolosamente dalle parti di Mileto. Pallone di Sapone fermato da Scoppetta. Il rilancio ha avuto la meglio per un attimo il Cittanova con Condemi, riconquistata la sfera, sale Scarcella a destra, va al cross di testa Scoppetta, la palla raccolta sulla tre quarti da Denaro, ostacolato però da Caseiro che alla fine riesce a liberare in qualche modo. Scarcella ancora, Condemi tenta di andarsene a Baezza, finisce a terra, chiedeva il rigore. Urruti, Tossi, su di lui c'è Sapone,
progressione di Tossi, ne ha tre adesso addosso, allarga il gioco per Barnoschi, Dardichi, il tocco ancora per Tossi, centralmente si è mosso in avanti Caseiro e Arrigo nel tentativo di arrivare su questo pallone ha commesso fallo su Ricciardi, una bella combinazione, purtroppo sia Caseiro che Arrigo hanno fatto lo stesso movimento, si sono trovati avanti rispetto alla traiettoria del pallone. Si rivedrà con questo calcio di punizione mentre l'arbitro stava sincerando fosse tutto ok. 6 minuti allo scadere del primo tempo, 6 minuti più recupero, anche se non credo ce ne sarà molto, molto tempo da recuperare, interruzioni di fatto sono state, credo sia stata solo quella relativa all'infortunio di Sapone. Attenzione, scoppetta, Urruti, Barnoschi, ancora Urruti, va a cercare Billetta, superato dal pallone, D'Ascoli, c'è un po' di scollamento ora tra i reparti di difesa e centrocampo del Bocale, duella Urruti da par suo col Tapparello, alla fine Arrigo va a dargli una mano, finisce a terra e subisce il fallo da parte di Sapone, bravo Arrigo a dare una mano preziosa in questo frangente e a riannodare i reparti che si erano, come detto, un po' sconnessi in questa situazione. Punizione con scoppetta, Barnoschi che avanza ed è proprio lui il destinatario del pallone, anticipato però nettamente da Sapone di testa, prova ad arrivarci a tenere in campo il pallone Tapparello, non ci riesce, la rimessa è per il Bocale, scoppetta che lascia l'esecuzione a Barnoschi. Meno di 5 minuti alla fine del primo tempo, è stato sempre di 0-0. Lunghissimo il rilancio, il pallone che arriva a Dardichi, la mette giù, va al cross, conquista il calcio d'angolo murato da D'Ascoli, secondo corner dell'incontro per il Bocale, uno battuto dal Cittanova. Tossi sul pallone, si fa vedere anche Neri nei pressi, va in mezzo invece Tossi, colpo di testa di Baezza che prolunga questo pallone, lo raccoglie Dardichi dalla parte opposta, su di lui c'è la marcatura di altro controtraversone, irraggiungibile la sfera da quest'altra parte per scoppetta. Ancora una volta il Bocale non è riuscito a sfruttare queste situazioni, diciamo che un po' il punto debole di questa squadra è stato proprio il non riuscire a sfruttare i calci d'angolo, solo di recente qualche calcio di punizione ha sortito alcune reti, altrimenti è stato veramente il punto debole di questa squadra che più volte non è riuscita a chiudere le partite trovandosi in vantaggio proprio contro il Cittanova nella gara di campionato, avrebbe potuto tranquillamente sfruttare le diverse opportunità create per poter raddoppiare, poi invece ha preso il gol del pari e nel finale è andata anche ad un passo dal nuovo vantaggio. In 3 minuti al 45esimo, con le mani pallone che passa superato Sapone, poi c'è il fallo di Urruti su Condemi, il duello per arrivare per primi su questo pallone, ci è arrivato prima Condemi e Urruti gli ha toccato il piede. Urruti che, come detto, salterà la partita di domenica a Soriano per squalifica. Domenica però sarà arruolabile il nuovo acquisto del Bocale, annunciato già da una decina di giorni, ovvero Nando Guerrisi, che ha reciso il contratto con la San Michel e che sarà dal 1 dicembre a disposizione di mister Saviano, un ritorno per lui a Bocale dove ha vissuto tre fantastiche stagioni. Neri vince il duello, prova ad andarsene ma l'arbitro interrompe l'azione perché Scarcella è rimasto a terra per aver preso un colpo alla testa. Il
viene richiesto l'intervento forse dei sanitari dalla panchina. Non mancano ormai 2 minuti e mezzo, anzi 1 minuto e mezzo allo scadere di questo primo tempo. Ci sarà qualcosina da recuperare a questo punto di sicuro, almeno 1 minuto, se non 2. Per quanto riguarda Guerrisi, il suo arrivo a Bocale sicuramente fornirà una preziosissima mano. Tanto il lancio di Neri allontanato di testa ancora da D'Ascoli, Billetta, Caseiro anticipato per un attimo, era riuscito a far su il pallone, poi sulla sterzata aveva avuto la meglio Giofre, che ancora lui, poi Urruti, Baezza, chiude la triangolazione con Urruti, subito aggredito da Condemi, largo per Neri di prima, il pallone viene raccolto da Caseiro, una posizione da trequartista. Billetta, c'è largo Barnoschi, lo vede e lo serve. Barnoschi, il cross, tocco con un braccio, ma è calcio d'angolo, si aveva attaccato al corpo, era comunque fuori aria, quindi al massimo sarebbe stata una punizione, dunque quasi un corner corto. È il terzo angolo per il Bocale quando sta per scadere il 45esimo, potrebbe anche essere l'ultima occasione dell'incontro, del primo tempo, chiedo scusa. L'arbitro però interrompe il gioco perché ha visto qualcosa che non va tra i contendenti in area di rigore. Li va a redarguire. Discute ancora. Tanti duelli rusticani in area di rigore. Su queste situazioni da calcio da fermo, Tossi può partire, il pallone lungo di testa, la grande parata, attenzione, scivola Rigò al momento del tiro, del tocco sotto misura, e c'è la deviazione. Ma che opportunità, che grande opportunità, ancora calcio d'angolo, ancora angolo, il quarto per il Bocale, nuovamente Tossi di testa prolungata da Caseiro, la palla è sul fondo. Proprio alla fine di questo primo tempo sono arrivate le prime emozioni col colpo di testa e non sono riuscito a individuare chi abbia effettuato lo stacco. È stata grande la risposta però da parte di Palumbo, poi scivolato sotto misura mi sembra Arrigo, e ha conquistato solo il corner. Va al rinvio Palumbo, prolungato di testa da Denaro, Neri, Condemi, poi ancora Neri che riconquista la sfera, Ricciardi però vince il duello, servizio per Scarcella che prova la fonda, attenzione Scarcella, pallone che passa e la toglie Scoppetta, compie un salvataggio miracoloso e concede solo il calcio d'angolo. Come detto, proprio nelle battute conclusive di questo primo tempo sono arrivate le migliori opportunità dell'intera frazione, anzi le uniche opportunità dell'intera frazione. Davvero portentoso è stato il salvataggio di Scoppetta, che ha evitato un gol fatto. Intanto il secondo corner per il Cittanova, quando sono andati via quasi 3 minuti, di testa allontana Arrigo e arriva ora duplice fischio da parte del direttore di gara. Finisce il primo tempo 0-0 tra Bocale e Cittanova, mentre ha qualcosa da ridire mister Nocera nei confronti dell'arbitro per l'ultimo intervento di Dardichi proprio sul fischio dell'arbitro.
Si chiude la prima frazione, dunque, sullo 0-0. Per il momento restituisco la linea a Bruno Taverna, rimanete sintonizzati, ci risentiremo tra un quarto d'ora per il secondo tempo di Bocale Cittanova.
Quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui allo stadio Pellicanò. Le squadre stanno tornando in campo. Il Bocale già ha risistemato il Cittanova, quasi si riparte dallo 0-0 del primo tempo. Primo tempo che è stato abbastanza soporifero fino di fatto al 45esimo, quando c'è stata una grossa occasione a testa. Prima Dardichi di testa ha trovato la grande risposta di Palumbo, poi dalla parte opposta il cross rasoterra di Scarcella per Tapparello è stato disinnescato da Scoppetta con una scivolata prodigiosa. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, dunque Bocale contro Cittanova, non ci sono stati cambi, si riparte come detto dallo 0-0 della prima frazione. Intanto è cambiato il risultato invece tra Trebisacce e Sambiase, le reti di Strumbo e Trentinella valgono per ora il doppio vantaggio del Sambiase appunto in casa del Trebisacce. Sambiase che partiva avvantaggiato anche per un discorso di categoria, dato che il Trebisacce è una squadra di promozione che è riuscita a far fuori diverse avversarie anche di spessore. L'ultima di queste nei quarti di finale è stato il Praia Tortora, arrivando appunto al penultimo atto del torneo. Rilancio di Gianci Urruti a cercare l'inserimento di Arrigo, anticipato da Scarcella. Dalla parte opposta Baeza, Barnoschi va a profondo a cercare Caseiro, poi Billetta di prima per la corsa di Tossi, anticipato in fallo laterale da Geoffrè. La rimessa per il Bocale, che riparte dunque una verve offensiva in questa ripresa. Dopo aver sfiorato il gol, come detto, con Dardichi proprio nel recupero del primo tempo. La rimessa di Barnoschi, il pallone che passa viene allontanato. Billetta di tacco riesce a liberare proprio per Barnoschi. Scoppetta riconquista la sfera, il Cittanova prova ad andare in contropiede Sapone, l'apertura a sinistra, il contrasto prolungato, alla fine c'è il fallo nei confronti di Scoppetta da parte di Condemi. E la punizione affidata al Bocale con Barnoschi, sarà lui a spedire in avanti la sfera verso l'inedita coppia d'attacco schierata oggi da Mister Saviano, ovvero Caseiro Dardichi. Arrigo, doppio duello con Ricciardi, alla fine prevale il numero 11, Scarcella, contrasto vinto da Neri, fermato poi da Ricciardi stesso. Billetta, forse c'era fallo su di lui da parte di Scarcella. Condemi in verticale per Tapparello, esce però tranquillamente Scoppetta per prendere il pallone e farlo suo, andare profondo. Il colpo di testa di Caseiro, la mette giù Tossi, aspetta il movimento dei compagni, serve proprio Caseiro, addosso da Ascoli, indietro verso Barnoschi. Pallone per Urruti, subito aggredito, va profondo a cercare ancora Tossi. Prova a tenerla in campo Tossi, duello con Geoffrè, proprio gli autori dei due gol che hanno deciso il match di campionato, terminato 1-1. Vediamo Tossi che portò avanti il Bocale nel primo tempo, il pari di Geoffrè nella ripresa. Scoppetta di testa, Caseiro prova ad andarsene, fermato da Denaro. Scarcella evita Neri, poi Tapparello a dargli una mano, Sapone. Su di lui c'è Billetta, fermato da Billetta ottimamente Caseiro, prova a ripartire Tossi. Su di lui c'è Denaro, palla centrale per Billetta, l'apertura per Arrigo, si fa vedere Neri, cerca spazio per il cross, riesce a servire al limite Caseiro che non controlla, allontana la difesa del Cittanova. Barnoschi in verticale per Billetta, cerca e trova Tossi ancora a destra, altro duello con Geoffrè, prova a puntarlo Tossi, va sul fondo e conquista l'angolo, conquista il corner Santiago Tossi,
primo corner del secondo tempo per il Bocale, 5-2 il conto con conteggio con la prima frazione. Dalla bandierina proprio Santiago Tossi, ancora lui, proprio allo scadere del primo tempo era arrivato il colpo di testa di Dardichi, valso quasi un gol. Attenzione, possibilità di contropiede però per il Cittanova, con Condemi che cerca dalla parte opposta un compagno, ha perfetta la posizione di Urruti che intercetta questo pallone, sventa la minaccia. Ha perso davvero troppo tempo, forse in questo caso Condemi aveva quattro compagni che si stavano liberando dalla parte opposta del campo. Bravo anche Billetta a marcarlo stretto e non concedergli un lancio facile. La spizzata di testa da parte di Condemi per il taglio di Tapparello. Strattonato in maniera evidente Dardichi, alla fine l'arbitro fischia il calcio di punizione in favore del Bocale. Si scaldano tutti i componenti della panchina del Bocale, mentre ancora tutto fermo su quella del Cittanova. Graziano Nocera ancora non ha mandato nessuno a scaldarsi. Baezza pronto a calciare in avanti, la gioca invece corta verso Barnoschi, ancora largo a sinistra, altro traversone verso l'area di rigore, blocca Palumbo in uscita e fa ripartire l'azione dei suoi, inseguito Ricciardi, inseguito da Dardì che è costretto a tornare sui propri passi e a ripartire dalle retrovie. Pallone intercettato intelligentemente da Arrigo. Baezza, pallone liftato per Dardichi che tenta il gioco di prestigio ma ne aveva tre addosso, era davvero difficile far passare quel pallone. Sapone braccato da Billetta, va in verticale, pallone che passa, attenzione Tapparello, scoppetta, è riuscito a togliere questo pallone, concede il calcio d'angolo, se la prende con i compagni scoppetta per questo intervento a vuoto da parte sia di Neri che di Baezza. Erano rimasti in 2 contro 1, Tapparello e Condemi. Scoppetta però ha compiuto un intervento da grande calciatore quale lui è. E intanto c'è il corner, il terzo per il Cittanova in questo incontro, il primo della ripresa. Pallone nel mucchio con i pugni Mileto, pallone allontanato da Barnoschi, prova a partire in contropiede Tossi, anticipato però il pallone torna in possesso del Cittanova con Sapone, cerca spazio per il tiro, lo trova e blocca Mileto, chiamato in causa dalla conclusione di Peppe Sapone all'8° della ripresa, bravo prima nell'uscita con i pugni ad allontanare, poi a bloccare in sicurezza questa conclusione di Sapone. Tanto siamo già dalla parte opposta, Caseiro, controllo non efficace, il Cittanova tenta di riuscire, poi Tossi si rifugia in rimessa laterale. Tapparello tenta una conclusione improbabile, pallone che si perde molto 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 lontano. Si riparte la rimessa di Mileto per Baezza che va a cercare Arrigo, la spizzata di testa per l'incursione di Caseiro, ne ha due addosso, riesce a far filtrare questo pallone proprio per Arrigo, il contrasto con Sapone e c'è il fallo commesso da Arrigo proprio su Sapone. In questo caso non ha convinto al Bocale, non ha convinto i calciatori del Bocale il fischio del signor Millea di Catanzaro. In primo tempo avevamo visto diverse proteste da parte del Cittanova per alcuni interventi.
sono alzati due componenti della panchina del Cittanova, dunque prime mosse possibili per mister Nocera in arrivo, forse tra non molto. Intanto bello scambio, alla fine esce Scoppetta benissimo, va al lancio lungo verso Dardichi, di testa però Cianci, c'è Arrigo, difende il pallone da Ricciardi, finisce a terra in maniera regolare, attenzione al contrasto con un Ruti Vinto, la palla che passa fuori gioco, esce con il tempo giusto Mileto in ogni caso e fa sua la sfera. Mizzone battuta già, Urruti due addosso con Demi e si dispera per l'intervento a vuoto su Urruti. Barnoschi ancora per lo stesso Urruti, a sinistra c'è Neri in verticale per Caseiro, tenta di saltare Cianci, galla meglio su di lui, riconquista la sfera però Urruti, poi scarcella Scoppetta, palla che si alza a campanile, a duellare ancora Urruti con Ricciardi. Neri indietro per Baezza verso Caseiro, palla che gli scappa via, finisce in fallo laterale. Arrigo di testa verso Dardichi, la mette giù, inseguito da Cianci, scivola Tossi che alla fine con una gran giocata riesce a liberare Arrigo, attenta addirittura la conclusione, Murato, Billetta, Barnoschi, si accentra Barnoschi, il pallone per Tossi, il tocco largo per Dardichi che va al traversone, il pallone si perde in calcio d'angolo. E intanto sta per arrivare il primo cambio nel Sapone con Sapone, sarà lui il primo a subentrare. Pallone nel mucchio, troppo lungo, c'è dalla parte opposta Barnoschi, va al contro traversone di testa d'Ascoli. La spinta di Condemi per Baezza finisce a terra, parte in contropiede il Cittanova, tutto regolare secondo il direttore di gara, scarcella su di lui Alessio Neri che interviene in maniera decisa e si rifugia in fallo laterale, ma c'era un'evidente spinta da parte di Condemi su Baezza che Millea non ha sanzionato. Sta per arrivare il cambio, dunque esce Caseiro, questo è il primo cambio nel vocale, esce Caseiro, entra e Fabio Sapone al minuto numero 12 del secondo tempo. Almeno questa sembrava la decisione, sì, ecco qui il momento della sostituzione è arrivato, si era fermato per un attimo Caseiro, dunque cambia forse anche un po' la disposizione tattica, vedremo se Sapone andrà a fare quello che è il ruolo di Caseiro, è stato il ruolo di Caseiro finora e che è stato quello di Sapone nella partita di domenica svolto in maniera egregia contro la Vigor. Ma intanto il Cittanova ad attaccare con la rimessa laterale affidata a Scarcella. Pallone prolungato di testa verso l'area di rigore, Billetta l'allontana in qualche modo, attenzione, tenta di liberarsi con Demi, alla fine viene fermato, rischia un po' qui il vocale che non libera l'area di rigore, Arrigo alla fine la spazza via, ma brividi, sono pericolosi questi palloni giocati così dentro l'area di rigore. Di fronte si hanno elementi del calibro di Condemi, di Dapparello e non ci si può permettere di compiere delle leggerezze. Scarcella con le mani ancora dentro l'area di rigore, difende con il corpo Alessio Neri, non permette a Condemi di arrivare su questa sfera. Rimessa eseguita da Mileto in maniera irregolare, però secondo il direttore di gara si deve ripetere. Baezza, rinvio svirgolato, prova a tenerla in campo Arrigo di testa, il pallone fuori, la rimessa è nuovamente per il Cittanova sempre con Scarcella. Sapone chiedono un tocco con un braccio, D'Ascoli, Cianci va a profondo verso Tapparello, a vuoto Neri, c'è Baezza alle sue spalle,
Billetta, passaggio corto. Ancora a pressare Sapone adesso, che Sapone su Sapone in questo caso, il duello tra i due, sarà importante questo cambio. Sta per arrivare alla seconda sostituzione, dentro Gabriele Picone. Andiamo al posto di chi, ed esce Billetta, dunque forse fresca a centrocampo. La staffetta era stata identica domenica in campionato, ovvero in quel caso Billetta era subentrato a Picone. Al 15° della ripresa, dunque dentro Gabriele Picone al posto di Billetta. Questa è la seconda mossa di mister Saviano, che prima con Sapone e poi con Picone ha immesso forze freschissime in zona centrale. Neri, un po' rischioso questo passaggio con Ricciardi che intercetta la sfera, si conquista la rimessa laterale proprio verso Fabio Sapone, aggredito e trattenuto vistosamente da Peppe Sapone. Scambio tra i due, si danno il 5. La punizione con Baezza, con Demi che deve rispettare la distanza, intima l'arbitro. Va profondo Baezza verso Tossi, di testa però è nettamente anticipato. Poi Fabio Sapone che va a disturbare Ricciardi. Il triangolo con Neri, Sapone si libera bene, apre a destra per Barnoschi. Barnoschi profondo a cercare proprio Fabio Sapone, il pallone intercettato da Gioffre che la spara in avanti verso Tapparello, tocco di scoppetta in fallo laterale, la rimessa è per il Cittanova. Siamo sempre sullo 0-0, sono andati via 16 minuti in questo secondo tempo, un secondo tempo sicuramente già più vivace rispetto a quanto visto nella prima frazione, abbastanza agonisticamente dai toni alti, ma con pochissime azioni degne di nota, le uniche di fatto allo scadere. Picone tenta di tenere il pallone in campo e ci riesce Tossi, poi ancora Picone si rifugia in fallo laterale, la rimessa è per il Cittanova che guadagna qualche metro in direzione della porta di Mileto. Con le mani Gioffre, mentre mi sembra sia stato richiamato anche Crea, è finita a terra tanto scoppetta, fallo commesso da Tapparello che ha qualcosa da ridire nei confronti dell'arbitro, non è convinto del suo fischio. Si riparte con questo calcio di punizione. Mileto che invita i compagni a salire, a guadagnare metri, va a rilancio lungo Mileto. Fabio Sapone, il duello con Ricciardi, alla fine si perde il pallone Sapone, il rimpallo favorisce però Arrigo e Alessio Neri tenta l'appoggio ma colpisce in maniera errata il pallone, si perde in fallo laterale. Rimessa di Scarcella, bravissimo Arrigo a riconquistare la sfera. Sapone tenta di andare via a Denaro, alla fine duello in mezzo a tre, la riconquista la formazione giallorossa. Scarcella, lo slalom, va centralmente, apertura a sinistra. Il cross in mezzo, di testa scoppetta, anzi Baezza. Altro pallone, poi questa volta scoppetta, il rinvio è corto. Ricciardi carica la conclusione, Arrigo intercetta... chiede il fallo, Ricciardi resta a terra, l'arbitro nello stesso avviso. Neri, siamo dalla parte opposta, Arrigo, c'è Cianci su di lui, la sovrapposizione di Dardighi, c'è il tocco in fallo laterale, la rimessa per il Bocale, mentre si sta rialzando lentamente Ricciardi. Andati via 19 minuti della ripresa, mentre continuano le proteste da parte di Dascoli nei confronti dell'arbitro per l'intervento precedente di Arrigo su Ricciardi. Ammonito il componente della panchina del Cittanova per proteste.
messa con Barnoschi, Sapone subito, scusa Neri, poi Barnoschi, scusate, Picone, ora è Barnoschi, Arrigo, largo a destra per Tossi, cerca spazio per il cross, vede e serve Barnoschi, posizione regolare, pallone basso, intercettato e allontanato, Barnoschi ancora, questa volta non mette forza nel traversone, la sfera che resta lì, attenzione, la svirgolata di Peppe Sapone. C'è poi il fallo commesso da Baezza che si prende il giallo, la trattenuta nei confronti di Tapparello. Ed è il primo ammonito del match al minuto numero 20. Trattenuta nei confronti di Tapparello da parte di Stefano Baezza. Abbiamo assistito finora ad una partita ricca di errori da una parte e dall'altra, di imprecisioni. C'è anche il fatto di giocare a distanza di 3 giorni, comunque da un impegno di campionato molto duro, il Bocale contro la Vigor, mentre il Cittanova contro il Soriano, avanti di 2 gol, è stato rimontato fino al 2-2, comunque partita combattutissima anche per loro, probabilmente anche a livello di energie mentali può influire molto su chi ha partecipato a quella sfida, qualche errore, qualche leggerezza può starci. La Coppa è un torneo che porta via tante energie per queste squadre che sono arrivate quasi fino in fondo. Conquista la rimessa laterale Fabio Sapone col tocco di Scarcella, la rimessa affidata ad Alessio Neri, si fa vedere proprio lo stesso Fabio Sapone, subito in 2 su di lui, Ricciardi che lo spinge alle spalle, si conquista un altro piazzato, e questa è un po' la specialità di Fabio Sapone, quando gioca lontano dall'area di rigore è bravissimo nel conquistarsi tanti preziosi piazzati, è stato così anche a Cosenza contro la Morrone, il Vocale ha sfruttato a dovere per tenere altissimo il baricentro per tutto il secondo tempo, di fatto avanza proprio Sapone, l'apertura a sinistra dove c'è Arrigo, carica il destro Arrigo, la palla che sfiora la traversa. Tiro insidiosissimo da parte di Antonio Arrigo, oggi con i gradi da capitano, ad un passo dal vantaggio con questa bordata al 22° minuto della ripresa. La palla che ha sorvolato la traversa di pochissimo. E si riprende con la rimessa da fondo campo. Continuano a scaldarsi 2 uomini della panchina del Cittanova, mi sembra di scorgere tra questi Infusino, Lorenzo Infusino, tanto duella Dardighi con Cianci, si spintonano un po', alla fine l'attaccante a commettere fallo, dalla parte opposta sono invece 5 componenti della panchina del Vocale che continuano le operazioni di riscaldamento. Due i cambi già effettuati da mister Saviano con Picone e Sapone. Attenzione, battuta profonda da Palumbo, di testa Neri la mette in tribuna. Rimette ancora in gioco il Cittanova, esce benissimo Neri, evita Scarcella. Va poi un pallone filtrante per Sapone, di prima per la corsa di Dardighi che non la tiene in campo per pochissimo, peccato, davvero peccato, una bella uscita, palla al piede da parte di Neri dalla difesa, poi il tocco di prima di Fabio Sapone era solo leggermente fuori misura. Dardighi ha provato ad arrivare su questa sfera, vediamo, è stata Dardighi la migliore occasione del match per il Vocale, il colpo di testa allo scadere del primo tempo, ha trovato la grande risposta da parte di Palumbo. Picone cerca e trova a destra Barnoschi, si propone subito Tossi, Barnoschi invece torna per vie centrali, passaggio è corto con Tapparello che forse non crede a tanta grazia e non controlla bene, e Urruti alla fine riesce a riconquistare la sfera, poi ancora un po' di imprecisione nei passaggi, altro pallone messo giù da Urruti,
Scarcella, poi Ricciardi. Peppe Sapone prova l'imbucata per lo stesso Ricciardi. Baezza si rifugia in fallo laterale. Sempre Scarcella con le mani verso Ricciardi. Arrigo, il contrasto è in favore del Bocale. L'ultimo tocco è giallo-rosso. Con le mani Alessio Neri. Sapone riesce un po' sotto il pallone, ne approfitta Tapparello, rinviene però Tossi, preziosissimo ancora una volta. Scoppetta, pallone che si impenna, viene arpionato ancora da Rossi, poi Urruti, nuovo pallone perso con Demi, cerca il cross, palla sulla spalla di Scoppetta, aveva le braccia letteralmente incollate al corpo. Gran duello vinto da Derdighi, alla fine il pallone è fuori senza fallo, ma la rimessa è in favore del Cittanova. 26 minuti, 26esimo in corso, 19, poco più di 19 al 90esimo, sempre 0-0 il risultato. Te ricordiamo nell'altra semifinale parziale del primo tempo era di 2-0 in favore del Sambiase. Attenzione, contrasto vinto, Ricciardi prova il tiro sporco, lo allontana Scoppetta, duello sulla tre quarti, esce benissimo Scoppetta, porta palla avanti, va a servire in profondità, ci mette il petto Geoffrè a imbastire nuovamente l'azione del Cittanova, tenta la giocata Rossi, un po' pretenziosa, Tossi a cercare Derdighi, il rimpallo non lo favorisce. In palleggio, pallone verso Scoppetta che di testa si rifugia in fallo laterale e sta per arrivare il turno di Allegria, Jairo Allegria. Attenzione, intanto il cross, Tapparello prova a girarsi, Tapparello palla sul fondo, si era coordinato bene ma non ha inquadrato lo specchio, palla abbondantemente fuori, pericolosissima questa giocata. E sta arrivando il momento di Allegria. Ed esce Anuar Derdighi, si finisce qui la sua partita. Inizia invece quella di Jairo Allegria, match winner domenica con la sua punizione contro la Vigor Lamezia, era stato match winner anche a Praia inizio novembre, ma anche contro la Morrone, è stato determinante con due assist che hanno permesso prima a Guglielmo e poi allo stesso Derdighi di trovare i gol che sono valsi prima il 2-2 e poi il 3-2. Questa è la terza mossa di mister Saviano per rinfrescare l'attacco con l'imprevedibilità di Jairo Allegria. Ancora nessun cambio operato da Graziano Nocera, sempre due gli elementi della panchina giallorossa ad effettuare le operazioni di riscaldamento. Urruti spara in avanti il pallone proprio verso Allegria che conquista questa sera, prova ad imbucarsi, c'è la chiusura di Dasco, attenzione, perde il pallone Geoffrè, Sapone si incunea, palla al limite, Allegria la finta, cerca spazio per il tiro, alla fine viene contrastato in calcio d'angolo ma subito nel vivo del match Jairo Allegria, subito colpio giusto il colombiano che ha messo in grossa difficoltà in questa situazione la difesa giallorossa, è stato fondamentale prima Geoffrè, poi si è perso quel pallone che Sapone ha alimentato sempre per Allegria. Calcio d'angolo, Tossi in mezzo, il pallone che resta lì, c'è stato un tocco, chiedono un tocco col braccio, Neri cerca di liberarsi, diventa un assist poi per Allegria. Difende questo pallone Allegria, tocco al limite, Arrigo, va alla conclusione Arrigo, calibra male la conclusione, era andato più vicino prima al gol, stavolta invece il pallone si è perso ben oltre la traversa. È stato subito incisivo Allegria con questa sua caparbietà, questa sua rapidità nei movimenti e questo sua capacità anche di incollarsi il pallone tra i piedi anche in mezzo a due o tre avversari. T-
trentesimo in corso in questo secondo tempo. Sempre 0-0 il risultato. Sapone non arpiona il pallone, esce di testa scoppetta dalla linea difensiva, poi spazza Baezza in avanti sempre verso Allegria, riesce a fare sponda di testa, non c'è nessuno però che possa arrivare su questo pallone, era lui il riferimento più offensivo. La mette giù benissimo Sapone, Tossi però gli sottrae la sfera, picone, Barnoschi, pallone tagliato verso Arigò, il tocco di prima irraggiungibile però per Allegria in questo caso, subito a cercare Allegria i compagni, la sventagliata con Neri che arriva su questo pallone, lo alza a campanile e si perde in tribuna con le mani scarcella, ancora Neri di testa, duello con Ricciardi, attenzione Tapparello prova a liberarsi, Baezza, duello tra Tossi e Rossi, ancora Tossi a battagliare, Rossi difende il pallone, cerca di farlo passare Urruti, attenzione rischioso il rinvio di Urruti, c'entra in pieno con Demi e c'è la parata di, il pallone bloccato da Mileto, gran palla riconquistata da Neri, sembrava averla persa, Allegria prende in velocità Cianci, se ne va Allegria, resiste alla trattenuta, entra in area Allegria, attenzione a tu per tu con il portiere, Allegria sulla linea, il salvataggio di Dascoli, clamorosa opportunità, attenzione ancora Picone, prova la bordata, colpito in pieno Dascoli ancora, ma che opportunità, che cosa ha fatto Allegria, l'azione è ancora viva, poi cross viene intercettato, altra palla però riconquistata da un Bocale che è rivitalizzato dall'ingresso del colombiano. Sapone prova la ripartenza del Cittanova, scoppetta ad anticipare in due tempi Tapparello, ancora altro pallone riconquistato da Allegria con l'aiuto poi di Arigò, la finta di Allegria porta a spasso due avversari, cerca Arigò all'indietro su Neri, Urruti si incastra con Demi, fiscono a terra, l'arbitro lascia proseguire perché per la regola del vantaggio, Picone in questo momento, Bocale sta sicuramente attenzione, messo il pallone fuori da Picone, ha problemi con la scarpa Urruti, sta arrivando intanto il primo cambio nel Cittanova dopo il pericolo corso, entra De Paola al posto di Rossi, questa è la sostituzione, la prima operata da mister Graziano Nocera al 33° minuto. Tanto qualche problema con gli scarpini per Urruti. Davvero ad un passo dal vantaggio il Bocale con l'azione di Allegria, bravo Neri a vincere quel contrasto, sembrava aver perso il pallone, invece è riuscito a servire il compagno che ha bruciato prima un avversario poi l'altro, e a tu per tu con il portiere si è ritrovato con pochissimo spazio per poter calciare, infatti Palumbo è stato determinante nello smorzare quel pallone, il salvataggio sulla linea di Dascoli. Tanto viene restituito il pallone da Condemi, era stato diciamo un'incertezza, un'incomprensione, aveva portato a mettere il pallone fuori, sportivamente Cittanova lo ha restituito. Neri, controllo con il petto però è troppo prolungato, prova ad andare via Ricciardi, Baezza, aspetta un compagno, cerca e trova Sapone, Cianci, di testa Ricciardi ancora, Baezza, pallone campanile, finisce a terra Arigò, c'è stata la spinta di Ricciardi, anzi scusa Neri, finisce a terra, punizione conquistata dal Bocale al minuto numero 34, 11 al 90° più recupero, ritmi che si sono alzati negli ultimi minuti dall'ingresso in campo di Allegria, sicuramente ha dato una sterzata alla squadra che
stata molto in difficoltà nel reparto offensivo, una coppia d'attacco, quella schierata da mister Saviano, inedita, con Caseiro e Dardichi. Ora invece due attaccanti di ruolo, Sapone e Allegria, che domenica contro la Vigor hanno fatto non bene ma benissimo. Rimessa per il Cittanova, il pallone in area di rigore, attenzione, il tentativo, un tiro sporco intercettato da Neri che la mette fuori, scarcella, va al cross direttamente verso la porta, blocca Mileto che deve ora evitare con Demi, cerca di indurlo all'errore. Barnoschi cerca e trova Allegria, la mette giù Allegria, evita Ascoli, Allegria, l'apertura a destra verso Tossi, controlla Tossi il pallone, c'è Gioffre, palla indietro per Barnoschi, Barnoschi prova la bordata, Barnoschi completamente fuori misura, ma da premiare l'intenzione sicuramente, non la prende benissimo mister Saviano, che avrebbe preferito un cross per gli uomini in area di rigore. Effettivamente oggi forse qualche circostanza il Bogal ha peccato proprio nell'ultimo passaggio con scelte errate di testa Neri, dove però non c'è nessun compagno, c'è Peppe Sapone che apre a sinistra, cross dentro, il pallone che passa, attenzione la svirgolata di Baezza, pallone che si impenna, allontana di testa Urruti, ma altri brividi in area di rigore del Bogale. Insiste il Cittanova, gran palla riconquistata però da Tossi, nuovamente fondamentale nelle retrovie, Allegria si difende da Cianci, alla fine vince il contrasto Arrigo, si rialza intanto Allegria, prova ad andarsene Arrigo che viene maltrattato da Scarcella, finisce a terra e c'è l'ammonizione per Domenico Scarcella, preso una bella botta, abbiamo anche sentito da qui. Intanto siamo a 8 minuti dal novantesimo, c'è questo calcio di punizione per il Bogale con Fabio Sapone che si incaricherà forse del cross probabilmente, anche se si avvicina pure Neri con la soluzione mancina. Palumbo richiama i compagni per sistemare la barriera a due. Sono proprio Fabio Sapone e Alessio Neri sul pallone, uno col destro, l'altro col sinistro, vedremo quale sarà la soluzione scelta. Va in mezzo Sapone, palla che passa, resta lì, attenzione con Gioffre che lo trasforma quasi in assist per Scoppetta. Palumbo però è attento e la blocca. Peppe Sapone a cercare De Paola, attenzione De Paola, spazio davanti a sé, cross basso arretrato, Baezza allontana, la raccoglie Scarcella, prova il tiro ad effetto, blocca Mileto, bella conclusione da parte di Scarcella, non facile, ma è attento Mileto. Neri a cercare Arrigo che prova ad andare via a De Paola, Allegria tenta il tocco per Sapone, fermato questa volta da Cianci, poi Allegria commette fallo nei confronti del difensore del Cittanova, che forse ha chiesto troppo a se stesso Allegria, con Sapone Fabio che era accanto a lui in ottima posizione. Peppe Sapone in verticale, intercetta Urruti, poi Picone, Arrigo pressato e sulla spinta perde il controllo della sfera, arriva intanto seconda sostituzione nel Cittanova,
ripreso il gioco, non si è avveduto del cambio direttore di gara, fuori gioco di Condemi. Poi il rinvio di Neri colpisce in pieno proprio Marco Condemi in maniera involontaria. Corre in campo sia il sanitario del Cittanova, anche il dottore Mileto, medico sociale del Bocale. Ha preso una bella pallonata molto violenta da distanza ravvicinata con Demi. Mentre sta per operare la seconda sostituzione il Cittanova, ovviamente Graziano Nocera tende di capire anche se con Demi sarà in grado di proseguire dopo la pallonata subita. La sostituzione in arrivo dovrebbe vedere l'ingresso di Lorenzo Infusino per Giuseppe Denaro. Si rimette in piedi per fortuna Condemi. Tutto ok, dice Peppe Sapone. Si rimette la casacca Infusino. Mister Nocera ha chiesto di effettuare il cambio quando poi tornerà in campo con Demi. Intanto si riparte con la punizione battuta da Mileto. Barnoschi, Tossi, tocco di testa a prolungare per Picone. Su di lui Denaro, poi Peppe Sapone che spara il pallone fuori dall'impianto, anzi no, e arriva adesso la sostituzione, dunque al minuto numero 42 del secondo tempo, dentro Lorenzo Infusino, fuori Denaro. Modifica leggermente l'assetto tattico Mister Nocera, dunque con l'ingresso di un attaccante per un centrocampista. Sta dando le indicazioni infatti sulla nuova disposizione tattica. Siamo a 3 minuti dal 90esimo. Rimessa affidata a Barnoschi che cerca e trova Fabio Sapone in verticale, palla intercettata da Peppe Sapone, lancio profondo con Baezza che la scaraventa nuovamente in avanti a cercare Allegria che va a disturbare Cianci, ancora Allegria a pressare De Paolo e a portargli via il pallone con grande destrezza. Allegria cerca di andare via in mezzo a tre, Infusino poi alla fine gliela porta via. Neri in anticipo su Tapparello, retropassaggio per Mileto, va ad attaccarlo Tapparello, Mileto esce dall'area col pallone, va lancio lungo d'Ascoli in anticipo su Fabio Sapone, poi Peppe Sapone in verticale per Infusino, Neri ci mette il piede, lo ferma Picone, Urruti, Barnoschi pressato da Condemi, ora largo a sinistra, triangolo con Tossi, Barnoschi ancora, Picone, si torna dalla parte opposta con Baezza. Scoppetta, Barnoschi, Picone, la finta, si torna indietro ancora, scoppetta a cercare Barnoschi che si era proiettato in avanti, allontana la difesa ospite, Infusino controllo con il petto, su di lui Alessio Neri, marcatura stretta, Infusino riesce a tenere il pallone, lancio per Condemi, ci mette la testa a Barnoschi che si rifugia in fallo laterale a poco più di un minuto ormai dal 90esimo. Vedremo anche quante sarà l'entità del recupero determinato dal signor Milla di Catanzaro. Abbiamo assistito a un secondo tempo sicuramente più vivace e divertente rispetto alla prima frazione,
dove soprattutto il Bocale ha avuto le occasioni per poter sbloccare il risultato che, arrivati al minuto numero 90, è ancora di 0-0. Di testa Barnoschi la mette giù Fabio Sapone a cercare subito Allegria, braccato da Dascoli. Altro gioco di prestigio in mezzo a tre, riesce alla fine a liberare Picone, toccato duro alle spalle da Ricciardi. Il fallo sul giovane centrocampista. C'è intanto l'ammonizione per Tapparello, mi sembra, forse per proteste. Tanto il tempo è scaduto, sembra siano 5 minuti di recupero. Se ho visto bene, aveva la mano interamente aperta. Dunque, altri 5 minuti di gioco, tempo extra di questa semifinale di andata di Coppa Italia Dilettanti. Urruti di testa, Geoffrè, ancora Urruti in palleggio, Picone, sempre Urruti. Contrastato da Geoffrè in fallo laterale. Urruti che salterà la trasferta di domenica a Soriano per squalifica, ma sarà a disposizione di mister Saviano Nando Guerrisi al ritorno a Bocale 3 anni dopo. Questi 3 anni ha fatto cose non banali, ovvero ha vinto 2 volte l'eccellenza, mettendo a segno per 2 volte il triplete, tra le altre cose, prima con il Locri, poi con la Gioiese. Sventagliata di Picone verso Allegria che arriva su questo pallone. Gianci che lo lascia pensando che fosse ormai irraggiungibile. Alla fine l'ultimo tocco è di Gianci, calcio d'angolo. Ottavo corner del match per il Bocale, 8-3 il conteggio complessivo. Sarà proprio Sapone a spedire il pallone in aria. Si fa vedere Neri per una soluzione corta, vediamo se sceglierà di andare in mezzo. Va lungo Sapone di testa, scoppetta di testa, Tossi la palla sulla linea, doppio parata di parte di Palumbo, non c'era nessuno in agguato per arrivare sulla sfera. Bella occasione col colpo di testa tentato da Tossi dopo la sponda di scoppetta, mentre è rimasto a terra un calciatore del Cittanova, seguito della Mischia, ma altro brivido, non è riuscito ad angolarla di testa Tossi. E c'è stata la doppia parata da parte di Palumbo. Si è rialzato il calciatore giallorosso, dunque si riprende con la rimessa, anzi col pallone che viene restituito al Cittanova. Vediamo se ci sarà un supplemento di recupero per questa interruzione. La tiene in campo Infusino, chiedevano il pallone fuori dalla panchina del Bocale. Infusino, appoggio centrale per Peppe Sapone. Palla che passa, non la prende nessuno e anche Alessio Neri la lascia sfilare. In 3 minuti di recupero sono andati via. Ma anche la stanchezza che affiora rende più complicato poter anche ragionare per entrambe le squadre, che a questo punto rimandano il discorso qualificazione alla sfida di ritorno a Cittanova tra 2 settimane al Monreale Proto. Fallo di Allegria. Palla in fallo laterale. Sarà sicuramente una sfida da non perdere, quella in programma il 13 di dicembre al Monreale Proto di Cittanova per de decretare la seconda finalista. La prima sarà a scanso di equivoci il Sambiase che
partiva già da favorito nei confronti del Trebisacce, che comunque ha fatto sua la partita, e arriva dopo 4 minuti di recupero. Dunque il triplice fischio, finisce 0-0 tra Bocale e Cittanova, e dunque situazione che resta in bilico per i 90 minuti di ritorno di Cittanova. Si decreterà lì la squadra che raggiungerà la finale. È stata una partita sicuramente non spettacolare, ma combattuta e dai toni agonistici elevati, un bel secondo tempo sicuramente. Il meglio, queste due squadre ce lo faranno vedere tra 15 giorni. Da Domenico Geria è tutto, un saluto e a risentirci alla prossima telecronaca.